Buonasera a tutti, buonasera, siamo ancora qua e siamo in diretta, ci sono io che rappresento la Gran Fondo della Versia, Gran Fondo del Veneto, Giuseppe che rappresenta le Dita Pucci Skype, Marco che rappresenta la Gran Fondo del Mugello e Alessio che rappresenta la Gran Fondo Città di Livorno. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Allora, questa puntata, questa serata, questa breve diretta, perché dovrà essere molto breve, è una diretta per essere molto più precisi per quello che riguarda la premiazione delle squadre dalla, quella agonistica, perché noi abbiamo due tipi di premiazione, una per partecipazione e una per somma dei tempi agonistica, che poi vi spieghiamo bene. Allora, dobbiamo essere molto brevi e io vi spiegherò alcune cose, Beppe altre, Marco altre, Alessio anche. Io vi spiego la cosa più semplice, che è questa, questa qua. Praticamente voi come squadra potete comprare 5 pettorali. Facciamo finta che questa sia una squadra, a tutte le mani diverse, però facciamo finta che sia una squadra. Che succede? Voi comprate 5 pettorali, 6, 7, 8, 9 pettorali, e 5 persone che si possono intercambiare perché uno è malato, perché uno si sposa, perché uno va a fare delle vacanze, perché uno ha un battesimo, le persone si possono intercambiare. L'importante è che siano almeno 5 persone all'interno della squadra, che il presidente o chi per lui dovrà comunicarci entro il venerdì, entro 2-3 giorni prima dell'evento. Comunicherà ad Endo dicendo chi sono i componenti della squadra. Quindi fatto quello, perché noi abbiamo fatto la diretta prima, che poi non è partita, era stato più chiaro, però insomma la seconda volta è un po' più chiaro, però va bene, si capisce. Quindi queste persone si potranno intercambiare, abbiamo 5 pettorali, 6 pettorali, 7 pettorali, 8 pettorali che si potranno intercambiare. Ovviamente nel Tuscany Bike Challenge vengono prese i primi 5 tempi migliori che si vanno poi a sommare, che vanno a sommarsi per i 5 eventi, per le 10 cronoscalate, perché ogni evento ha 2 cronoscalate, e generano una classifica che Marco vi spiegherà della Gran Fondo del Mugello. Eccolo qua. Allora, in ogni evento verranno presi in considerazione i primi 5 tempi delle squadre, cioè i migliori 5 tempi degli atleti della propria squadra che hanno partecipato alla Gran Fondo, alla gara in questione. Che alla fine del circuito verranno presi vincerà la squadra che ha ottenuto la somma dei migliori tempi su tutte e 5 le manifestazioni. Questo abbiamo fatto degli abbonamenti non nominali apposta per favorire la partecipazione. Essendo di squadra non è necessario che siano sempre gli stessi a partecipare, ma possono essere intercambiabili, come ha spiegato prima Paolo. Comunque la cosa importante è che verranno presi i primi migliori 5 tempi, perciò le squadre possono essere composte da minimo di 5 a un massimo non definito, insomma. Però conviene sempre essere più partecipanti, perché più partecipanti abbiamo come squadra e più possibilità c'è di entrare in classifica, insomma. Comunque non è vincolante fare nessun abbonamento, basta ogni squadra, basta per entrare in classifica, basta che abbia almeno 5 partecipanti. Non è necessario né fare abbonamenti né fare nulla. Gli abbonamenti che abbiamo fatto li abbiamo fatti per favorire la partecipazione, però non è vincolante acquistare l'abbonamento per entrare in classifica a squadre, come non è vincolante per quella individuale. Questo deve essere importante. Insomma. L'importante è essere almeno in 5 per entrare in classifica. Chiaramente. Perfetto. Basta saltare una e non essere in 5, non rientriamo in classifica, che cercate sempre di essere come minimo come squadra a meno in 5. Questo è fondamentale. Insomma. Perfetto. Vai Beppe, tocca a te. Ricorda Beppe il tuo numero di cellulare, che chiunque può whatsapparti per chiederti informazioni. Allora, il numero è 375-7163-975, come è scritto sul nostro sito web. Marco accennava al fatto che chiaramente non è vincolante essere, diciamo, iscriversi tramite l'abbonamento. Certamente è un'offerta super, super vantaggiosa, perché comunque 5 eventi a 110 euro l'uno, quindi per un minimo di 5 chiaramente partecipanti iscritti
sicuramente una super offerta per 5 super eventi. La grande novità del 2024 sicuramente è il multipremi che abbiamo deciso di assegnare alla classifica domestica. Saranno 5 le squadre premiate, partendo dal quinto posto, alla quale verrà assegnato un importo in buoni acquisto di 300 euro, alla quarta squadra classificata 500 euro, alla terza squadra classificata 700 euro, alla seconda squadra 1000 euro, per arrivare al primo posto in buoni acquisto da 1500 euro. Quindi sicuramente un ricco montepremi per le squadre agonistiche. Squadre agonistiche che noi ci impegniamo a coccolare, come ora Alessio insomma vi spiegherà, in termini importanti, cioè la sicurezza. Quindi Alessio, tocca a te, dove sei? Sei qua, eccoti qua, vai! Certo, diciamo che come hanno spiegato i colleghi è stato molto importante premiare le squadre, ma premiare la partecipazione in squadre vuol dire premiare più persone, più concorrenti all'interno di qualsiasi squadra. Non solo li vogliamo premiare, ma abbiamo molta attenzione nella partecipazione delle corse. Nelle Gran Fondo praticamente ci saranno tutti i tratti cronometrati che saranno molto evidenziati, la partenza e la fine. Saranno strade chiuse al traffico, ci sarà il personale sia sul percorso a fine, inizio e durante le strade, intersezioni, insomma, saranno messe in sicurezza totalmente. Per poi parlare anche della Gran Fondo finale di Città di Livorno, che sarà interamente corsa, con all'interno i tratti cronometrati, e lì sarà totalmente, diciamo, seguita dal traffico, dalle moto staffette, dai vigili, dagli ASA percorsi, e sarà interamente seguita dagli addetti ai lavori. Questa è per quanto riguarda la sicurezza, ci saranno i medici, ci saranno le ambulanze, ci sarà tutto ciò che la federazione richiede per quanto riguarda le corse e i tratti cronometrati del Tuscany. Questo è il nostro impegno e la nostra forza di questo challenger. Perfetto, quindi penso che abbiamo detto tutto, bisogna essere molto sintetici, io provo a fare un riassunto praticamente. Tutto quello che abbiamo detto nelle precedenti dirette è rimasto attivo. Questa è una cosa in più che finirà il 29 febbraio, è un'offerta che finirà il 29 febbraio come offerta in denaro, quindi i 500, cioè i 110 euro a partecipante, vero Beppe? 110 a partecipante. Sì. 110 euro abbonamento. Sì, abbonamento, cioè a partecipante per comprare i 5 eventi che ricordiamo: la Gran Fondo del Vento di Bagni di Lucca, la Gran Fondo della Versilia di Viareggio, l'Edita Cuciscaip a Pistoia, la Gran Fondo del Mugello a Scarperia e la Gran Fondo Città di Livorno, ovviamente a Livorno. Quindi in questo modo è possibile comprare i pettorali per le squadre, quindi minimo 5 persone per entrare in questa graduatoria, che si potranno intercambiare in funzione delle proprie esigenze e dei propri problemi, o semplicemente per il fatto che i primi 5 risultati porteranno la squadra più avanti. Quindi ci dovranno essere queste squadre che in modo campanilistico si scontrano per poi arrivare a vincere dai 1500, ai 1700, ai 500, ai 300 euro in buoni acquisto. Penso che questo sia tutto, ragazzi, dite cosa manca, che cosa ci siamo dimenticati, siamo a 9 minuti, quindi con 10 minuti chiudiamo e ci vediamo la prossima settimana. Che dite? Oh, nulla, che ma si può dire che partecipate numerosi perché conviene. Più che siete, più possibilità che avete di vincere, sia in quella classifica a partecipazione che in quella agonistica, che conviene partecipare veramente in tanti, e soprattutto molti della stessa squadra. Perciò fate pubblicità presso tutte le vostre, i vostri compagni di squadra, incitateli a venire, anche se non sono sempre gli stessi, anche se vi cambiate manifestazione, l'importante è essere in tanti.
essere in tanti per avere più possibilità di vittoria e vincere quel ricco montepremi, eccetera. Questo è fondamentale. Abbiamo voluto lanciare apposta questa sfida con questo bel montepremi per vedere che insomma le più grandi squadre si vedranno sulla strada chi riuscirà a portare via il montepremi più alto. Una cosa che mi è venuta in mente, ovviamente noi stiamo parlando ai nuovi iscritti, ma parliamo anche ai vecchi iscritti, cioè nel senso, mettiamo caso che il 24 di dicembre si sono segnati tre del pedale pesciatino, o tre delle dita Cuciscai, o tre del Carli, o tre del Mugello, aggiungendo due persone entrano nel 5, non è che una cosa, non è che deve essere un pacchetto comprato tutto insieme. Il pacchetto si può andare a costruire nel tempo, quindi alcune squadre non sapranno neanche di essere in graduatoria e glielo diremo noi, perché noi faremo una diretta, non so, ora decidiamo quando, dopo l'Avento, dopo la Versilia, dopo le Dita Cuci Skype, dopo la Gran Fondo del Mugello e poi alla premiazione di Livorno, dove noi aggiorneremo la situazione squadre, chi sta vincendo, chi è avanti, chi è indietro. Quindi vi terremo sul pezzo, diciamo. Quindi non è detto, se alcuni, mi viene in mente le MP di Montecatini, che sono già in tanti, che hanno comprato pettorali, loro sono già inclusi. Quindi è importante aggiungere le persone per più pettorali. Una cosa. Sì. È l'unico circuito agonistico che c'è in Toscana, a livello amatoriale. Come circuito, siamo l'unico circuito a livello agonistico amatoriale in Toscana. Perciò, insomma, approfittate anche di questo. E chi è che mi sa rispondere a questa domanda? Siamo anche nelle cronoscalate di federazione? Quindi, cosa siamo? Siamo il campionato regionale di cronoscalata federazione. Quello sarà annunciato a breve dalla federazione. Comunque, io noi, ho fatto uno spoiler, come dicono, ho anticipato questa cosa, come dicono. Perciò chi vincerà sarà anche campione regionale di federazione di cronoscalata. E indosserà la maglia di campione. Indosserà la maglia di campione regionale e federazione di cronoscalata. Che ora tireremo fuori piano piano. Piano piano, dai, ora una cosa per voi. Già esplorerata la prossima puntata, Marco. Via. Questa ce la giochiamo a marzo, dai. Vai. Quindi, ragazzi, buona serata a tutti. Ci vediamo prestissimo. Ok. Vai. Buonasera a tutti. Ciao.